Uomini e donne, il dramma di Gemma Galgani e l'addio shock. Uomini e donne Gossip News, il dramma di Gemma Galgani, ecco cos'è successo. Per Cancelletto Gemma Galgani l'avventura a Cancelletto Uomini e donne diventa sempre più intricata e difficile. La dama torinese della trasmissione di Maria De Filippi sta affrontando un periodo decisamente molto complicato visto che le cose non stanno andando proprio come lei vorrebbe. Gemma Galgani, infatti, ha più volte ammesso di essere ancora innamorata di Giorgio Manetti e di voler rimettere in sesto la loro storia d'amore, ma questo suo accorato appello non è stato accolto dal cavaliere toscano che va avanti per la sua strada e non intende tornare indietro. Nuovo colpo di scena per Gemma a Uomini e donne. Ormai, infatti, Giorgio Manetti ha definitivamente cambiato e voltato pagina e pensa solo al suo futuro che non vede più al fianco di Gemma Galgani ma forse al fianco della dama Anna. Sì, perché le ultimissime di gossip di queste ore rivelano che Giorgio ha ripreso i rapporti con la dama Anna e questa cosa ovviamente non ha fatto reagire bene Gemma, che ha messo anche in dubbio il sentimento dei due protagonisti del Trono Over, ipotizzando che possa essere tutta una messa in scena. La dama torinese, così, si è lasciata andare ad una vera e propria scenata di gelosia che tuttavia ha fatto indispettire ancora di più la dama Anna, la quale ha ricordato a Gemma che deve smetterla di comportarsi come la fidanzata di George, visto che tra i due non c'è più niente. Ma i colpi di scena non sono finiti qui. Dopo questa brutale notizia del ritorno di fiamma tra Giorgio e Anna, ecco che la Galgani ha preso un'altra decisione clamorosa che riguarda sempre il suo percorso all'interno dello studio di Uomini e donne e che è destinata a far molto discutere. Gemma umiliata da Maria De Filippi. Possiamo svelarvi, infatti, che Gemma dopo poche settimane di frequentazione con il cavaliere Raffaele, video virgola ha scelto di interrompere in maniera definitiva la loro relazione e di voltare pagina in maniera ufficiale. La dama ha fatto sapere a Raffaele che in questo ultimo periodo ha riflettuto ed è arrivata alla conclusione che non possono stare insieme e così ha scelto di chiudere questa relazione. Come se non bastasse ha anche chiesto a Raffaele di abbandonare lo studio di Uomini e donne e di andare via definitivamente dal programma ma questa sua richiesta non è stata esaudita. Il cavaliere, infatti, ha chiesto e ottenuto dalla padrona di casa Maria De Filippi la possibilità di continuare il suo percorso in trasmissione per conoscere altre persone.